In questi anni la tecnologia si sta evolvendo in molte direzioni, sia dal punto di vista dei contenuti, quindi per esempio il mondo dell'elettrico, il mondo della connessione, il mondo della sicurezza, della guida autonoma, sia dall'altra parte in termini di utilizzo, quindi autoveicoli, automezzi pesanti e anche le moto, ad esempio. Quindi sono momenti in cui è difficile per il consumatore finale capire esattamente tutto ciò che sta avvenendo e ci sono investimenti molto importanti fatti dalle case, il che significa che il ritorno economico è tutto da determinare. Questo fa sì che tendiamo a lavorare con delle alleanze tra privato e privato e anche tra privato e pubblico, perché bisogna anche infrastrutturare un mondo che per esempio per l'elettrico possa avere colonnine di ricarica e sufficiente disponibilità di energia. Questo vuol dire trovarsi in un mondo che ci sta cambiando intorno.